Ben ritrovati, sono Donatella Bartolomei, sono qui per continuare la registrazione di questi video di presentazione che riguardano la maggior parte dei miei corsi. Giusto ieri ho fatto un video sulla presentazione dei miei corsi di teatro per adulti, poi ne farò un altro sui corsi di teatro per ragazzi. Poi ho fatto un video sui miei corsi di canto e sperimentazione vocale, un altro sui corsi di dizione e tecnica vocale del parlato e poi un altro sui miei corsi sui tarocchi. Ed ora invece sono qui per fare un video che riguarda i miei corsi di lettura espressiva e insieme i miei corsi sul parlare in pubblico. Ecco, faccio un video unico su questi due argomenti che riguardano comunque due corsi differenti, non è lo stesso corso. La lettura espressiva o la lettura creativa o il reading, comunque lo vogliate chiamare, è una materia che implica comunque altre materie, nel senso che se si parla di lettura espressiva, quindi di creatività, di bellezza dell'espressione del testo, della bellezza della narrazione. Infatti, uno dei miei corsi, o più di uno, forse l'ho intitolato La bellezza della narrazione. E questo presuppone, diciamo, sia degli aspetti creativi, quindi il fatto di sentire, lavoro sulle emozioni, quindi di sentire quello che si sta esprimendo, di sentire dentro con grande emozione ciò che si sta esprimendo in modo tale da poterlo trasferire all'esterno in modo efficace, ma questo presuppone anche degli aspetti tecnici, ecco, quindi sia creativi che tecnici. Per quanto riguarda quelli tecnici, un corso di lettura espressiva, così come un corso di teatro, per esempio, ma anche un corso di canto, per esempio, presuppongono che ci sia anche uno studio di dizione. Poi dipende dal corso. Se è un corso lungo, si può articolare su più fronti. Se è un corso breve, ovviamente ci si concentrerà maggiormente sulla materia stessa e si daranno delle basi anche sulla dizione, piccole, così come anche qualche esercizio di tecnica vocale, perché non dimentichiamoci che un altro legame che ha l'uso della voce, l'uso della parola, è anche la tecnica vocale stessa. Okay? Per cui il corso di lettura espressiva in realtà è un corso che si lega ad altre, anche altre materie di cui io mi occupo. Fare lettura espressiva è molto importante per chi ama la lettura parlata, per chi ama la bellezza della narrazione, per chi ama leggere in pubblico, che sia agli adulti, che sia ai bambini, che sia per proprio diletto in casa, che sia perché fa parte di un gruppo di letture e vuole portare all'esterno delle serate, degli eventi di reading, oppure persone anche che registrano audiolibri, ecco, ad esempio, o comunque tante altre tipologie di persone che si occupano di lettura ad alta voce, cosiddetta lettura ad alta voce. È un lavoro veramente affascinante perché porta con sé davvero tutto un aspetto energetico, emotivo, emozionale, espressivo, molto bello il lasciarsi andare, il riuscire a non leggere a macchinetta come purtroppo ci hanno insegnato, perché il problema principale della lettura è che a scuola non ci insegnano a leggere. Sì, ci insegnano a leggere, perché impariamo a leggere in prima elementare, dalla prima elementare, però non è un leggere espressivo, è un leggere spesso meccanico, a meno che uno non ha la fortuna di incontrare degli insegnanti che si occupano anche dell'espressività. Però la lettura espressiva di norma, di consuetudine, eccetera, eccetera, non è qualcosa che si apprende, diciamo, a livello scolastico. Bisogna dedicarci dopo, bisogna prendere questa materia con passione ed è una cosa molto bella. Chiaramente non basta l'aspetto creativo perché la lettura non risulti provinciale se non addirittura
ridicola, ecco, se non addirittura fastidiosa. Per questo accennavo a degli aspetti di dizione, perché degli accenti molto forti o comunque forti, provinciali, cioè del provinciale intendo non come offesa, intendo della provincia, della zona in cui noi viviamo o da cui noi proveniamo, e beh, sporca molto, a meno che non c'è la scelta, ma quella è una scelta, non è una scelta obbligata, è una scelta consapevole. A meno che non c'è la scelta di fare una lettura dialettale piuttosto volutamente con un accento, ma quello fa parte del mondo delle scelte. Poi ognuno sceglie in quel momento di fare la lettura nel modo che preferisce, con lo stile che preferisce. Però appunto deve essere una scelta, non deve essere un obbligo perché so fare solo così, perché non ho imparato altro in vita mia. Quindi è importante, se non uno studio approfondito di dizione, che presupporrebbe un altro corso parallelo o un corso molto molto lungo, almeno una, come si dice, ripulitura del parlato, quindi cercare di diciamo togliere quelli che sono sia delle cadenze, delle accenti appunto fonici e tonici errati per quanto riguarda la pulizia della parola, ma anche la cantilena, perché c'è anche un discorso di cantilene. E se uno legge tutto cantilenato e sono andato e ho fatto e ho detto tarattarara, tarattarara, ecco per esempio una cantilena fra molte che ce ne possono essere, questo distoglie completamente, distoglie dalla musicalità della parola, perché la lettura espressiva presuppone una conoscenza e un esercizio prima di tutto sulla musicalità della parola, perché la parola è musica. E quindi non dobbiamo anche lì essere costretti a cadere in una cantilena incontrollata. Poi, per come dicevo, nei corsi di dizione, i corsi di lettura espressiva anch'essi hanno in sé un aspetto più profondo che non subito si coglie, che è quello del parlare e non essere parlati. Ovvero il fatto che non è solo in questi corsi, questo un po' in tutto l'ambito dove c'è di mezzo la parola, qualunque essa sia, però in modo specifico la lettura espressiva ci porta un'attenzione all'attenzione, alla presenza, all'esserci, al fatto di immedesimarsi. Ci sono degli aspetti anche squisitamente teatrali in un corso di lettura espressiva, perché comunque si entra nell'esprimere dal profondo qualcosa di bello che noi amiamo e trasmettere questa bellezza anche a chi ci sta ascoltando. Ecco, come in un altro video, qui parte Brian. Scusate, pausa, pausa. Ecco, scusate le pause, ma io faccio questi video molto informali, salottieri e chiacchierini, e se parte uno dei miei cani ad abbaiare, metto in pausa. Ecco, come vedete, sono video dove non c'è nulla di preparato, io non ho nulla di scritto, non leggo niente. A me piace presentare i miei corsi con spontaneità, come se stessimo facendo una chiacchierata. Poi, per chi desidera ovviamente ulteriori e più dettagliate informazioni, vuole provare a fare questa esperienza, mi contatta, perché sotto questo video c'è sempre la mia mail e il mio telefono. Detto ciò, riprendo il filo del discorso. Stavo appunto dicendo che ci sono sia aspetti creativi che aspetti tecnici, quindi l'espressività di sé, lasciarsi andare, si lavora anche dove c'è bisogno sul rilassamento, perché molte persone affrontano la lettura con tensione. Sono tese, anche lì la scuola spesso, magari non la scuola più moderna, non lo so perché non la frequento, ma chi può essere della mia generazione o di generazioni affini, lo so che insomma la lettura è stata spesso, se non in casi fortunati, presentata come qualcosa di meccanico e non come qualcosa di rilassato. C'è quasi a volte anche un timore reverenziale verso il testo e cose di questo genere. Quindi bisogna prima di tutto lasciarsi andare, abbandonarsi alla bellezza poetica. Ecco, poi si trattano sia testi di prosa che testi di poesia, si possono trattare testi scritti dalla persona stessa, i testi più amati
di romanzi o di opere teatrali o di qualsiasi cosa sia, però ecco, il corso di lettura espressiva, per come lo presento io, è un corso comunque che riguarda la letteratura e la creatività. Quindi non l'articolo di giornale, un trattato, perché uno deve leggere in pubblico cose tecniche. Ecco, questo non è il mio mestiere, no? Non mi occupo di questo tipo di cose. Mentre invece, ora passiamo all'altro argomento, per quanto riguarda invece i miei corsi sul parlare in pubblico, che si chiama comunemente ormai, sai, questi anglismi, no? Che vanno di moda, public speaking, ecco. Il parlare in pubblico, tra l'altro me ne partirà uno a Novara in ottobre, un corso breve, però possono essere anche fatti dei corsi più lunghi su questo argomento. Il modo in cui io tratto il parlare in pubblico, anche lì, non è a scopo, diciamo così, tecnico. A scopo commerciale per i venditori, per chi deve convincere gli altri a comprare qualcosa, cose di questo genere. Ecco, questa non è la mia materia. Io sono una persona che lavora in ambito artistico, quindi io parto sempre da quello, qualsiasi materia io tratti. E quindi anche in questo caso, non si tratta di qualcosa di tecnico, scusate, da venditore, ecco. Ma si tratta di autenticità espressiva, quindi il modo di comunicare con autenticità, lavorando su di sé, perché tutti i corsi che io propongo, dai più creativi, un po' pazzoidi, a quelli più tradizionali, fanno sempre puntare l'attenzione su un lavoro di evoluzione personale, o almeno ci proviamo, perché comunque sia, si parla di attenzione. Anche qui sulla presenza, sul fatto di comunicare qualcosa che sentiamo veramente, sento veramente quello che voglio comunicare, prima cosa, e poi come lo comunico, perché io posso anche dire amore mio, ecco, e non sto dicendo amore mio, sto dicendo qualcos'altro. Quindi, un'attenzione all'espressione, ma non in base a dei codici prestabiliti, in base a quello che l'altro si aspetta da me, ma in base al mio sentire, perché se il mio sentire è onesto, è autentico, è a cuore aperto, automaticamente uscirà in modo autentico, onesto. Poi l'altro lo coglierà benissimo, l'altro non lo coglierà per problemi suoi, è chiaro che un corso di sul parlare in pubblico, sull'espressività autentica, non può risolvere il problema che ha l'interlocutore. Però noi facciamo del nostro meglio e siamo in armonia con noi stessi nel comunicare. Si lavora anche sul corpo, sul linguaggio non verbale, quindi non solamente sul parlare, quindi anche su la postura, il modo col quale io mi pongo a livello fisico, c'è apertura, c'è chiusura, c'è intenzione, perché noi non parliamo soltanto con le parole, ma parliamo con i nostri occhi, parliamo col nostro corpo, con la nostra gestualità, persino financo, che mi piace tanto dire financo, con i nostri silenzi. E quindi si lavorerà anche sui silenzi. Ah, questo mi fa venire in mente che invece, per quanto riguarda il corso di lettura espressiva, anche lì si lavora anche sui silenzi, così come si lavora sul senso della punteggiatura, sulle pause. Comunque, io do degli accenni in questo video, semplicemente per far capire, almeno ci provo, quello che è il mood, quello che è l'atmosfera, quelli che sono i miei intenti. Così che le persone che si possono sentire in sintonia, si sentiranno in sintonia in qualche modo con il mio modo di insegnare e di presentare dei percorsi, possa contattare. Dal punto di vista del dove, come, quando, allora, in presenza, questi corsi, ecco, lettura espressiva e parlare in pubblico possono essere svolti preferibilmente sempre in presenza come tutti,
Però possono essere anche svolti a distanza, cioè propongo anche i corsi online per chi fosse lontano. Per chi è vicino, le zone dove io propongo i miei corsi sono la zona e la provincia di Milano, di Varese e di Novara. Quindi se siete interessati, contattatemi e vediamo se c'è un luogo adatto a voi come distanza, eccetera. Invece per i corsi online potete essere ovunque e ci possiamo organizzare anche foste a migliaia di chilometri di distanza. Mi fermo qui, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete informazioni potete contattarmi scrivendomi alla mia mail oppure scrivendo un messaggio WhatsApp, Telegram, insomma io li uso tutte e due, anche il vecchio SMS, insomma se volete. E ci mettiamo d'accordo per un appuntamento telefonico per chi volesse informazioni a voce. Se no, posso fornire anche tutta una serie di informazioni, programmi, eccetera, i costi del dove, ecco, poi dipende sul dove e il come, insomma. Ad ogni modo, posso fornire tutte le informazioni anche virtualmente. Però per chi volesse fare una chiacchierata, io sono a disposizione. Grazie mille e un saluto.